Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Uno degli argomenti talvolta richiesto da alcuni pazienti è il mantenimento della fertilità durante l'uso di molecole anabolizzanti. Sappiamo quanto il testosterone sia indispensabile per la spermatogenesi, ossia per la formazione di spermatozoi a livello testicolare, ma è importante il testosterone intratesticolare. Ecco perché invece il testosterone esogeno che viene introdotto dall'esterno non ha una funzione potenziante la spermatogenesi come si potrebbe ipotizzare, ma anche, anzi ha una funzione inibente. Sappiamo come il testosterone e il suo derivato estrogeno vanno a inibire l'asse, ormai lo conosciamo tutti, ipotalamo ipofisi gonadi, i recettori vengono occupati, si ha una feedback negativo e minor produzione di gonadotropine. Questo porta a meno stimolo a livello testicolare, il quale quindi produce meno testosterone e meno spermatozoi. Del testosterone, la persona che lo sta assumendo dall'esterno non se ne accorge del deficit produttivo, purtroppo ci accorgiamo invece del deficit produttivo a livello di spermatogenesi, di spermatozoi. Questo può accadere nell'atleta che fa dei cicli di anabolizzanti, può succedere alla persona che sta entrando in TRT, in una terapia di rimpiazzo del testosterone. Quindi bisogna sempre valutare anche il desiderio di paternità e l'eventuale ricerca di gravidanza nell'uomo che entra in terapia ormonale sostitutiva, anche di tipo bioidentico, la BHRT. E si è visto ormai da molti protocolli come vi è possibilità di mantenere la fertilità in queste persone con l'utilizzo di molecole che conoscete bene, il clomifene citrato, e il gonasi che è un analogo dell'LH, la gonadotropina corionica. Cosa fa la gonadotropina corionica? Va a stimolare le cellule dell'Leydig, va a aumentare il testosterone intratesticolare, il quale a sua volta ha un'azione favorente alla spermatogenesi. Quindi già questo può mantenere in parte la produttività delle cellule dell'Leydig, il trofismo testicolare e di riflesso attiva spermatogenesi. Spesso si associa anche il citrato di clomifene, il quale andando a inibire, a bloccare i recettori ipotalamici e ipofisari per gli estrogeni, fa sì che ipotalamo ipofisi non si rendano conto in maniera eccessiva della presenza del testosterone esogeno e quindi continuano a dare la loro stimolazione a livello testicolare. Questa abbinata di molecole può quindi mantenere e tentare di mantenere la fertilità. In che dosaggi? Nell'uomo in TRT, che sta cercando in quel momento la fertilità, studi anche oltreoceano hanno dimostrato come 500 unità a giorni alterni di gonadotropina, di gonasi, per dire un nome commerciale, riescono a mantenere una buona attività testicolare, spesso associata a 25 mg di clomifene citrato. Nella persona che invece non ha una intenzione immediata di ricerca di gravidanza, ma vuol far sì che la TRT che stia effettuando non spenga totalmente il testicolo, 1500 unità di gonasi settimanali possono far sì che si mantenga un asse parzialmente attivo. Non ho parlato di molecole dedicate alla stimolazione della spermatogenesi, quindi degli FSH sintetici, i Fosimon per fare un nome, farmaci molto costosi che io utilizzo chiaramente quando ho delle forme di ridotta spermatogenesi di tipo non primitivo ma secondario, dove posso spingere il testicolo a lavorare di più anche lato spermatogenesi. L'argomento di oggi era questo: cerchiamo di mantenere un fuoco acceso nella steroidogenesi e quindi di riflesso nella spermatogenesi testicolare durante l'assunzione di anabolizzanti nello sportivo o nella TRT dell'uomo, che poi è mio, chiaramente il mio paziente, il lavoro professione d'andrologo è quella di trattare pazienti ipogonadico o recuperare assi in parte soffocati dall'utilizzo improprio e indebito di farmaci. Bene, questo è il messaggio che volevo mandare oggi. Con questo vi saluto, auguro a tutti una buonissima giornata e ci vediamo nel prossimo video.